Gesù, autorità nella tua vita. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi. Leggiamo Matteo 9, 1-8. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Alcuni scribi dissero tra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Amen. Carissimi amici, l'episodio di oggi è molto importante. Un episodio che gli altri due sinottici, Marco e Luca, collocano in un contesto molto più dettagliato di Matteo. Cioè, ci sono quattro persone che portano il loro amico paralitico da Gesù, ed essendo la casa dove stava Gesù, dove stava predicando, piena, salgono sul tetto, lo scoperchiano e calano questo lettuccio col paralitico. Matteo, come abbiamo visto nel seminario online, sulla spiegazione di come ciascun evangelista presenta Gesù in un modo differente, con modalità differenti, Matteo è interessato soprattutto al parlare di Gesù, al suo esprimersi, al suo trasmettere la nuova legge, trasmettere come Mosè da parte di Dio parole di vita nuove. Ecco che l'elemento importante è l'autorità. Si dice nel versetto che abbiamo letto: le folle furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Quando Gesù parla, ha potere, ha autorità, in greco exousia, quella capacità di realizzare ogni parola che dice. Non è come il progetto dell'uomo, non è come un progetto nostro umano, pastorale, elettorale, politico, sociale, dove spesso ciò che stiamo dicendo non corrisponde alla realtà. Ciò che invece Dio dice si realizza. Innanzitutto Gesù guarisce il cuore, libera e perdona. Infatti, nella mentalità semitica, al tempo di Gesù, c'era una forte corrispondenza, almeno così si credeva, si pensava, tra malattia e male morale, peccato. Quindi Gesù innanzitutto perdona il peccato a quest'uomo, poi lo guarisce. I farisei, gli scribi, sono scandalizzati da questo atteggiamento di Gesù, perché solo Dio poteva liberare e perdonare. L'uomo era incapace, è incapace di farlo. Ecco che qui si manifesta l'autorità di Gesù, un maestro che per noi è Dio, è il Signore, che quando parla effettua ciò che dice, lo realizza, lo concretizza. Ecco la vita del discepolo di Gesù, ciascuno di noi, ciascun cristiano. Ascoltare questo maestro che ogni giorno, quando noi lo sentiamo parlare, ci dà e ci trasmette quella forza di cui noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una vita che abbia un senso, che sia davvero forte in Lui, che abbia efficacia. Allora apriamo i nostri cuori, apriamo le nostre mani dicendo: grazie Gesù, grazie per questo Vangelo, grazie perché Tu sei il Signore. Riconosco che Tu sei il Maestro,
e tu solo hai parole di vita eterna. Ti chiedo di liberare il mio cuore da ogni pesantezza, così come hai fatto da questo paralitico. Ti chiedo di riuscire a coinvolgermi sempre di più nella fede, in una vita nello Spirito Santo. Ti chiedo davvero, Signore Gesù, aiutami a fare una nuova esperienza di Te oggi. Io credo che a Te nulla è impossibile e Tu puoi liberare i miei mali, fisici e interiori. A Te, Gesù, sia sempre la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è: Gesù ha autorità nella tua vita. Lo proclamiamo e lo viviamo. Dio è con noi. Una buona notizia che voglio concedervi è che quest'estate, già dal mese di luglio, vorremmo accompagnarvi con delle serate bibliche online dal titolo In vacanza con la Bibbia. Potrebbe fare sorridere questo titolo, ma in realtà è ciò di cui abbiamo bisogno. Riposare, e qual è il miglior metodo di riposo se non in Dio, con la Sua parola. Ecco che vi insegneremo e vi consiglieremo alcune prospettive di riposo in Dio attraverso la Sua parola. In 3 serate iscrivetevi sul nostro sito web. Sarà davvero un'esperienza speciale estiva per tutti voi. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao!